Buonasera, scopriamo gli idoli dell'attualità. Air France si ritira ad Orly, accompagna a Stalla, iso Scania all'aeroporto internazionale di Roissy. Vedremo le conseguenze di un partenariato in quel corso, grazie a Bede, due compagnie candidate per la prossima delegazione di un servizio pubblico. Parleremo in di eseguite dopo l'assassinato di Davide Costa Dolesi. Agirs si impadronisce oramai di l'inchiesta o l'indomone di somicidio sciolto in piena giornata che rodeo della cittadina di Ostia, una vittima vedremo conosciuta dai servizi di polizia. E dunque una decisione strategica, Air France tramu da Isoscani, da Orly, sino a Roissy, una di questione oramai Elisabeth, se lo giseranno o no conseguenze in un partenariato in cui Air Corsica per la prossima chiama d'offerta in giro a delegazione di un servizio pubblico. E precisione in cui Pierre Conanini. Avio d'Air France non ta abista d'Orly e con avio che sarà più che scarsa a parte di 2026. A direzione del gruppo francese ha fatto un annuncio strategico stamane, si tramutano i voli nazionali e internazionali in Roissy all'estate 2026. Solo eccezione a Corsica, in un comunicato uscito stamane in uguale c'è 6 viaggi che li sono consacrati, rassicura di Air France ufficialmente un polemica aperta. Tutti i voli Corsica-Parigi in un quadro di delegazione di servizio pubblico a bene fermerebbero con l'aeroporto d'Orly. Air France respectera ses engagements et a soumis une candidature conjointe avec Air Corsica pour le renouvellement de cette DSP à compter de 2024, souhaitant ainsi s'inscrire dans une desserte durable de la Corse. Parole con rassicurati hanno dato i 250 impiegati d'Air France in Corsica. Temono che su spiazzamento in Roissy sia prima pietra di una strategia in due piano piano non ci sarebbe più l'ego a Corsica. On connaît nos directions, ils essaient de nous rassurer, mais on n'est pas dupes. À court terme, oui, c'est rassurant, mais à moyen terme, ils désengagent Orly en 26, quid des salariés des escales corses en 26, on ne sait pas. Donc nous, on est dans l'expectative, on est vigilant, on ne se laissera pas faire, ça c'est sûr. Per la prossima delegazione di servizio pubblico da 2024 a 2027, Air France confirma già la offerta con il partenariato storico Air Corsica PS delegatario. E due compagnie devono fare fronte di beta candidatura nuova di Volotea se li stoppano la prossima DSP che ha bene il partenariato dopo in 2028, ha detto oggi Air France che a Cortanda solo la compagnia low cost Transavia starebbe in Orly. Allora sarebbe possibile un partenariato con questa compagnia con un'entrandatura e Air Corsica o no? Air France e l'usinandera di Air Corsica o no? In tutti i casi, da un lato di la compagnia isolana, s'apprendono ogni possibilità. Respectons une fois de plus les accords d'il y a plus de 30 ans, de manière à ce qu'Air France ait une part dans la desserte aérienne Paris-Corse. Cette part est aujourd'hui d'un peu moins d'un tiers du volume global des sièges. Donc s'il fallait que Air Corsica, dans les 4 ans qui viennent, s'organise pour effectuer elle-même ce tiers de capacité, ça serait un délai largement suffisant pour qu'effectivement nous puissions prétendre assurer 100% du Corse Orly. Tra la bene incerto di Zubertenario è sempre che da stronde non ci ha detto la strategia a bene e la concorrenza di Uvora sempre più forte come Volotea, Air Corsica dia un momento importantissimo di Uzabene. In politica ferma Corsica ha fatto una conferenza stampa in Ajaccio tre settimane dopo la venuta di Emmanuel Macron. L'Elite Elisabeth hanno sei mesi per proporre un progetto politico comune non all'autonomia. Massante Oubaret, dit François Martinetti. Aujourd'hui, on l'a rappelé fermement, le socle, la boussole, c'est la délibération votée par 75% des élus de la collectivité de Corse, la délibération autonomie. C'est à partir de là qu'on doit trouver, qu'on doit travailler à des points d'équilibre avec le cadrage du président Macron qu'il a posé, des points d'équilibre, mais autour de cette délibération, c'est la base de travail aujourd'hui. Il y a des partis politiques qui sont en désaccord. Aujourd'hui, on prône la discussion, et d'ailleurs, c'est notre objectif, au-delà de la mobilisation populaire que l'on va faire sur nos territoires, sur nos pièves et dans nos régions, avec la poursuite des djihadistes paysans, on va rencontrer les forces politiques, qu'elles soient bien évidemment les forces patriotiques nationalistes, mais en même temps, les forces de progrès, à droite comme à gauche. On est confiant. Il y a du boulot, mais il y a un espoir qui s'est dessiné. À nous d'être à la hauteur et d'être responsables collectivement.
Ayure edizion ne spesa esada di Marseille agir se se oramai impadroni da dell'inchiesta sta dopo all'assassinato di David Costa Dolez, 41 anni, tombo eri in Bastiglia, di qui un fatto nuovo, un'inchiesta di aperta per omicidio di un bando organizzato, una vittima che era conosciuta dai servizi di polizia, Jean-André Marchiani e Guillaume Leonetti. Il battito a caudo in Corea dopo mezz'ora, allora gli abitanti di un quartiere di agita della Sinera in casa e chi i zideli sortivano di scuole. Sono quasi 5 ore e 25 quando si sentono pareti corpi pistoli davanti al museo. Due uomini con la faccia piattata e armati sono visti in traccia ai fudi e a piedi per si strette la schiaccia. A vittima è la David Costa Dolesi, 41 anni, si ne muore poco tempo dopo malgrado il lavoro dei servizi di salute vicino al caffè che la sfruttava sua moglie. L'uomo era conosciuto dai servizi di giustizia con pareti secondanti. L'ultima tre mesi fa, per ciò che tocca una rete ai giochi azzardo per sti caffè, aveva entrato in prigione da qui a fine di un mese di novembre, anche se l'aveva fatto appello. Non sa che era stato condannato in un quadro di un'inchiesta per violenza e racchette di Beto all'intrebrenore Patrick Rocca, ma quello aveva negato e ha condannato il ragazzo Cadazzolo per violenza, durante il 2017 e a Lebiga era considerato da polizia Davide Costa Dolesi come bigin assai di avanda criminale detta di Federici. Comincia l'inchiesta per omicidio in banda organizzata e dirò riconosciano o no all'abitudine di Davide Costa Dolesi come ci l'hanno fatto beffo di AP senza essere interpellati, toccherà a giurisdizione interregionale specializzata in Marseille di rispondere a sue domande. In carica di gartulare di gran banditismo, questa ha in mano all'inchiesta studio dopo mezz'ora. Sta assassinato a Caudoeri di un 5° d'abbaio principio l'anno in Corsica, proasine forse d'una rimanidiata di un crimine organizzato isolato. A Zegore da Ingira in Madrali e Cousin su di stagionale di sensibilizzazione organizzata da EDF in Tola. A Redenuda d'Acqua abbiamo meglio in l'isola, pareti servizi si sono coordinati in caso i beni che feriano sborda su Madrali. Marc-Antoine Renucci e Stefano Lapera. Stamani l'acqua ghietta di Pruneli ha conosciuto un certo rimoscio au tempo di una stonda. On va pouvoir lancer notre essai de démarrage APMAX de l'usine de Vanna, si tu en es d'accord. APMAX qui est parti. Ok, c'est parfait. Là, je viens de passer un message à notre dispatching à Ajaccio pour lui donner l'ordre, avec ma fonction de chargé d'exploitation, pour lui donner l'ordre de démarrage de l'usine dans des conditions qui sont particulières aujourd'hui, puisqu'on est sur des conditions d'essai. Dopo aver verificato che non c'era nemmeno un tasponde, l'équipe ADDF a mis en marche à l'usine du Ponte di Avanna. L'acqua passa nella turbina e si jette in luvioni, tanto a livello con un freccio. I modelli, piazzati per l'occasione, non hanno mica da resistere au courant. Alors évidemment, cette situation, l'été, elle ne peut pas arriver. L'été, nous avons des contraintes très strictes sur le couplage de nos machines par rapport à la fréquentation touristique. Mais ce qu'on a voulu montrer aujourd'hui, c'est qu'un cours d'eau très calme peut en quelques minutes générer des risques très importants. L'esercizio è organizzato da EDF in luogo di un'operazione per sensibilizzare la torre e la popolazione. Spindivoghi, gendarmi, servizi a prefettura si sono riuniti stamani. Lo scopo prevenire il rischio il più possibile. Les risques se concentrent à l'endroit où on rejette, où la dernière usine rejette dans le cours d'eau, puisqu'avant on est dans ce qu'on appelle le tronçon court-circuité. Donc voilà, c'est vraiment à l'aval de l'usine de Vanna sur laquelle nous nous trouvons que les risques sont les plus importants. C'est en réunissant les acteurs régulièrement, via aussi tous les relais qu'on peut avoir, les CPIE, les écoles, etc. Qu'on réunit ces acteurs, qu'on peut leur expliquer les risques, qu'ils peuvent les comprendre, les diffuser autour d'eux aussi, et puis chacun ensuite devient un peu un ambassadeur de ce sujet-là. Au Matrali di Tola è la più grande retenuta d'acqua di Corsica. Tra i centrali di Ponte di Avanna, Dogana e di Tola, l'insieme della struttura idroelettrica ha una potenza installata di 44 MW, un vero puntello di produzione di elettricità dell'isola, che ciò la sapè a maestra. O il lancio di dopo stagione o i nuovi modi di consumazione, ecco fra altro di cosa si parlerà stasera nell'emissione speciale consacrata al turismo a 9 meno un quarto, non tu a Via Stella. Ci troviamo domani per l'informazione in lingua corsa. Buonasera a tutti.